Torniamo a parlare dei prodotti utilizzati in questo mondiale, oggi parliamo di guanti. Dopo aver visto le scarpe più utilizzate in questo mondiale, se vi siete persi il video ve lo lascio qua, nella I, qua in alto, abbiamo visto come Nike praticamente domina l'intero mondiale. Sarà interessante rivedere la stessa analisi al momento che si arriverà agli ottavi, perché usciranno squadre più piccole, usciranno squadre dove lo sponsor in generale è Nike e magari le cose si equilibreranno, o forse no, vedremo. Oggi, come detto, parliamo di guanti e qui c'è la grande rivincita di Adidas, perché ben 25 portieri utilizzano il nuovo Adidas Predator Pro, un guanto che abbiamo già visto ed è un guanto molto molto utilizzato. Al secondo posto rimane Nike, quindi anche parlando di guanti Nike si fa valere. Abbiamo addirittura 22 giocatori su 96 portieri, perché parliamo di tutti e tre i portieri, non solo i portieri titolari, quindi tutti e tre i portieri di tutte le 32 nazionali. 22 è un buon numero. Cosa particolare il fatto che il nuovo Nike Mercurial Touch, il tanto discusso nuovo guanto di Nike, sia utilizzato solo da un portiere, da Butland dell'Inghilterra. In terza posizione non ritroviamo Puma come accade con le scarpe, ma ritroviamo un marchio specializzato in guanti. Parliamo di Ulsport, che è un marchio tedesco molto utilizzato dai portieri e molto apprezzato anche dai nostri clienti. Molto particolare il fatto che i tre portieri della Francia utilizzano tutti e tre questo marchio. Ovviamente Loris ha un suo guanto personalizzato appunto per sé. Ulsport tra l'altro è il guanto di Alderson, il portiere che ha parato il rigore di Messi. Non vi posso garantire che comprando questo guanto parate i rigori a Messi o a chi che sia, però è nota di merito appunto a questo marchio. Al quarto posto ritroviamo Puma con il Puma One Grip 1, quindi il guanto di punta della casa tedesca. E tra i giocatori che utilizzano Puma abbiamo anche Pepe Reina, che se vi ricordate fino all'anno scorso era un giocatore Adidas. Ora utilizza il Puma One Grip e le scarpe Puma One, quindi nuovo contratto per lui. Al quinto posto ritroviamo HO Soccer, che è un altro marchio specializzato in guanti, e ritroviamo 7 giocatori che utilizzano questo marchio. Al sesto posto ritroviamo Roche con 4 portieri che utilizzano appunto questo marchio, e al settimo posto ritroviamo il marchio messicano Rinat, che potete trovare anche sul catalogo di Football Emotion. I restanti portieri utilizzano marche minori che praticamente sono sconosciute, e alcuni ho fatto veramente fatica a capire di che marca fossero. Quindi questi sono i guanti che vengono utilizzati in questo mondiale. Come abbiamo detto, abbiamo Adidas in prima posizione con il suo guanto di punta, il Predator Pro. Poi ritroviamo Nike, Ulsport, Puma, HO, Roche e Rinat. Quindi questi sono i guanti. Abbiamo visto come Adidas, in fatto di guanti, si prende una grande rivincita. Questa era la nostra analisi sui guanti dei portieri. Noi ci vediamo in un prossimo video. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace.